Buonasera. Buonasera. L'ultima monkey di questo mongoloide risale al giugno. Ma cazzo di... Vabbè, cosa vuole dire all'audience? Sembra un cespuglio. Che cosa dobbiamo dire oggi? Andiamo a mangiare. Solo per quello, a fare un giro, perché non esco mai di casa. Mario Sterniolo. Ciao. Non fate cazzo i capelli, guarda i miei 50 centimetri. Oddio vecchio, che cos'era? Era per l'attitudine suprema. Andiamoci, prima che Franco. Popolo del mondo con un telefono del 2012. Noi siamo qui e dobbiamo andare qui. Poi dopo dobbiamo passare un po' più in qui e andare lì. Sembri Giacomo così. Fai il balletto di Fortnite a caso? Non lo so fare. Farne uno a caso. Non mi ricordo. Life on green and honey human. Io dico a tu, bellissima persona che segue il nostro video, che cazzo mi chiami per prendere per il culo i primi video su TikTok? Che cazzo sei vecchio? Sono tutti video rubati vecchio, ci sono i crediti, svegliati. Sono i 9-7 minuti. A che ora noi dobbiamo andare? 9.45. Come, questa è un'intervista, come si sente a riguardo? La gocciola ha fatto traboccare il vaso. Dica qualcosa al mondo. Questa monkey routine è stata progettata a caso, doveva venire Christopher, però non è voluto venire. In pratica chi ha deciso di fare le cose non è venuto. E quindi adesso lui è schiavo. Schiavo. No, abbiamo fatto compagnia a lui, così adesso un giorno entrerò dentro la loro scuola. Come bella roba. No, sto scherzando forse. Tanto come. Appellato. Fammi vedere la pelata. Aspetta, guarda. È una scimmia. È questo piccolo che sembra. C'è un problema, a parte il crop, qua non salvo di non andare. No, sicuro sarà. Monkey routine. Di qualcosa al popolo. Beh, che però questa cosa non riprende bene. Devi dire qualcosa. Vabbè, cosa se ne accende? Siamo in giro qua. Una monkey routine pazzesca, vero? Mango. È una monkey routine vecchio. Peli. Cazzo riprendi, vecchio? Sono... Questo è... tre foto. Guarda il diario di Lion. Cosa pensi del diario di Lion? Se mi dai soldi, se mi dai, paghi, pagami. Bro, ti si vede il telefono, guarda. Dai, guarda il mio canale. Allora, la gastronomia in questo paese è veramente digeribile. Infatti, un metodo artigianale per conservare l'olio è metterlo sott'olio. Ma se non hai il sale da bere, puoi friggere un po' di astice nella griglia del prosciutto per dare un sapore più retrospettivo alla minchia di Gesù.
E infatti, quando bevesti l'acqua, devi controllare che la scadenza dell'acqua non è scaduta, perché ci sono le microplastiche che fanno la bua a Christopher, perché non gli piacciono, dicono che stanno di cotolette al Würstel. Ok, siamo scappati dal copyright, le cose da dire. Non me l'aspettavo. Sono andato a mangiare, comprare cosa di un stop, ho speso più di 200 euro e adesso andiamo, prima la fermata del bus, a prendere il bus, poi aspettare un'ora o due, che ne sono? Sono le 15, no, sono le 13, mi aspettare il pullman delle 17, sono tante ore perché sono le 13:50. Guarda la telecamera mentre parli, se non sento. E stavo dicendo che tu sei una bellissima ragazza, fidanzati come ti prego. Mi manca la fagiana, ma... Benvenidos de esta le coglione. So che mi prendete per il culo per questa qua, ma costava di meno. L'unico che può bere la, la Monster è il signor Carboidrati. Questa taurina è buonissima. Io bevo la caffeina, ovviamente. Anche me c'è l'ingiusting, caffeina, la sbora di toro, la taurina in generale. Il bro doveva andare in bagno, quindi... Ma guarda che bello... C'è un pioggia, non è buono. Male male pioggia. Sta piovendo, cosa ne pensa? Piove. Quanto? Tanto. Vedere perché si vede. Vedi per basta. Terra. Eh? Io porto. Che facciamo? Come andiamo lì adesso? Con l'ombrello. Oh, non abbiamo. Compriamo. Che ore sono? Non le 5:10. Che ne pensa? Di cosa? Di questa pioggia? Non era necessaria. Riprendi il treno. Lo sto riprendendo, è tutto bagnato. Che ne pensa? Che ne pensi? Strana come roba. Adesso saluto la prima persona che mi vede. Guarda come scende la pioggia. Ma lì c'è il sole. Questo punto è invalicabile. No, no, ce la facciamo a tornare al pullman, andiamo. Adesso sta dentro un'ora e mezza al pullman. Allora che facciamo? Guardiamo la pioggia che cade da lì. Ma due piani? È un treno a due piani? Sì. Che ne pensa di un treno a due piani? Il mio è due piani. Che ne pensa? È bellissimo! Sì. Ha appena smesso di piovere quasi e abbiamo appena sentito che c'è un ritardo di un'ora e 10 minuti per un treno che fa Rimini e Piacenza. Pensate vecchio, non mi si vede. Sì, che si vede. Ragazzi, quante volte? 74? No, però... Vabbè, è successo a maggio, non me ne frega. Nessun interesse. Mi dica qualcosa. Madre, la monkey routine è stata eccezionale. Ciao! E poi... C'era un attacco di alieni. E poi... Ha smesso di piovere. Se c'è il sole. Bello. No, non usiamo l'ascensore come delle pussi. Mi dica cosa vuole fare. Sentiamo l'audio. Madre, la monkey routine è stata eccezionale. Il mio chiaro Ryan adesso chiamerà un numerino che è scritto sul muro, il quale non rivelerò perché non si può. C'è anche un altro. Sono due. Prima facciamo questo. Aspetta, c'è una fatta questa cosa per Christopher. Vorrei stare invece con te che scrivere sui muri. Sì, per Christopher e per me. Non mi vuole più. Sei pronto?
3-2-1, chiama. Chiama 3-2-1. Metti via, pronto? Metti via. Cosa ha risposto? Vecchio, mai di no. Cosa ha detto? Dimmi. Vecchio, mi sa che non è meglio chiamarlo. Cos'era? Mi sa che era un vecchio. Vuoi chiamare l'altro numero? No, è che l'altro è l'agenzia puttana. Cos'era? Era un vecchio, facciamo. Sì. Chiamiamo l'altro numero lungo. L'altro che inizia con il numero fatidico. 112. No, l'altro. Il bro sta chiamando il secondo luogo. Non puoi chiamare con anonimo, peccato. C'è anime danzanti. Le sgoschi, le sgosi, è così che si fa. Wah-ha. Perché che cazzo? Cosa deve dire riguardo alla schermata di Windows? Questa è una schermata BIOS, vecchio. Aspetta. Quanti giga di RAM ha questa cosa? 4 giga di RAM. 6 giga di RAM. No, 4. Ah. Cosa ne pensa? Boh. Perché sul BIOS? È un in... Aspetta, S. Cosa ne pensa di questo mondo infame? Sistema il cono. Fai un lavoro per l'umanità. Metti il cono. Salvatore del mondo. Devi metterlo in linea. Sei fa il bravissimo. Ryan, vai davanti a me. Tuo telefono? Certo. Abbiamo aumentato troppa acqua. Dobbiamo toglierci di qua, secondo me. Probabilmente. Mettiti a sinistra. Ci sono le scarpe bagnatissime. Dimmi cosa ne pensa del mondo. Sta pioggia infernale ha salvato l'umanità. Perché qualcosa è aperta? Non sono così palazza parugge. Per la che? Perché cazzo c'è? So che questo mondo è cambiato. Un giorno i bambini erano bambini. E l'altro? La povertà non persiste, non persiste tutti. Il bro ci ha rubato il posto. A sedere. Devo chiamare la polizia adesso. Detroit Smash. Ma smetti col tuo anonimo e baka sussi baka. Allora, signor Timothy, che ne pensa del mondo? Bello, però dopo una pioggia intensa ha cambiato tutta l'anime di tutti. Il bello è iniziato a piovere mentre lui stava burinando fortemente nel suo cuore. Perché non sono riuscito a cagare, porco Dio. Perché? Perché porco Dio vecchio, stavo tirando giù la cagata. Adesso ritorniamo lì e devi cagare. No. Perché? Ma mi scappa più, perché mi scappava prima. E perché non ti scappa più? Dillo a 200 persone, vai. Sapete cosa significa cagare in bocca alla gente? Ecco, nessuno lo sapete. Oh. Scimmia dal freddo. Qualcosa da dire, scimmia dal freddo? Andiamo a comprare l'acqua. Perché noi siamo dei tirchi del cazzo. Perché costa troppo alla stazione 1,20 euro per una bottiglia d'acqua. Che costa di meno Coca-Cola, non ha senso. Deve costare di meno l'acqua, ci devono essere tasse su tutto ciò che è zuccherato. Non lo penso che te, le tasse sulle bibite gazzate. Cazzo, sono così poveri, porco Dio. No, fai pagare. Ma soldi nemico lo Stato. Fai pagare di più le cose zuccherate, gasate, e fai pagare di meno l'acqua. Così se l'acqua costa di meno tutto. Non ci hai mai pensato? Non ci hai pensato? Se ne sta babbo. Ryan. Dimmi. Saluto. Ciao. Cosa ne pensa di un'acqua che costa un euro? Esagerato fare 50 euro perché è fredda. Esagerato. Un euro perché è fredda. No, sì, aggiungere 50 centesimi perché è fredda. Esagerato. Dio porco. Buonasera. Siamo qui con Riccardo Dose. Hey town, let's go. Ma così Riccardo Dose? No. Anche perché non ho mai visto un suo video. Fa così e le saluego e buona visione anche a voi. Che cazzo non so, dice così. Has gone away o no? È diventato... Prendiamo l'ombrello vecchio, anche se uno piccolo per poveri vecchio. Mettiamoci sotto una tetta. Una tetta vecchio, sì, hai ragione. Siamo sotto una tetta. Oh no, mi è entrata l'acqua nel pisello. Qui c'è roba. Aspetta. La tua bottiglia? E dentro. Il tuo telefono? Crimis Bebeco. Aspetta, falli vedere, vediamo. Cose piccanti. Crimis Bebeco con. Non si apre il cane. Le crocchette. Le crocchette. Dopo le crocchette ci sono le completamente crocchette. Completamente rosse. Sono congelate vecchio. Ah, ma. È entrato piccante in gola. Vai.
Ma prendi l'ombrello che mi sto bagnando tutto. Le gocciole, bicchiere, Oddio, non Do- ti muovi? Cacchio, non trovo l'ombrello. È sotto tutto. Eccolo. Chiudi, togli il preservativo. Chiudi. Questo rumore vecchio. Era un potente. Me l'ha fatto diventare duro. Senti, vecchio. No. Ryan, prendi l'ombrello. Ma è rotto? No, è giustato. Ok, lo tengo io. Allora, signora. Vecchio, ce l'ho duro. Ce l'ho duro. Andiamo alla fermata, Rihanna. Rihanna, stai ferma. Eccoti. Cosa ne pensa di questa? Oh, ma io sono tutto bagnato. Io mi ho fatto un'erezione. Ma tieniti l'ombrello, io non ce la faccio. Allora, lei cosa ne... Beh, ma io sono troppo grosso questo ombrello. Vecchio, mi è venuta un'erezione, cazzo. Blocco il video un attimo che ci sono problemi tecnici. Corriere pulitissime, infatti c'è... C'è un succhetto da Conad, vedo quanto sono pulite le corriere. Miau. Ciao a tutti ragazzi, siamo in questo nuovo video. Aspetta, mi fa stare Roma. Gatto.